Un taglio del nastro, un tappo di bottiglia che salta, saluti, sorrisi, condivisione di emozioni. Ci voleva la giornata della cultura del vino e dell'olio 2021 dell'Associazione Italiana Sommelier. Ci voleva nella cornice dell'Holy Wine Festival a Città di Castello. Ci voleva il ritorno di un grande evento in presenza sul vino. Soprattutto perché lo attendevamo da tanto tempo. Quindi siamo molto soddisfatti della partecipazione, del pubblico, dei produttori, anche da casa. Abbiamo definito questa giornata come il bicchiere mezzo pieno. Non è completamente pieno come avremmo voluto, però è una ripartenza significativa. Quelli della pandemia sono stati mesi in cui i tastaveni italiani hanno potuto mettere a punto un'offerta didattica strutturata oltre vino e olio d'oliva. Concretizzeremo questa evoluzione con segmenti di formazione sulla birra, sui distillati e su altri argomenti interessanti per la filiera del canale Horeca. La diretta Facebook della tavola rotonda virtuale ha visto la partecipazione numerosa dei soci e il saluto dei ministeri dell'agricoltura e dei beni culturali. Bisogna degustare insieme agli altri, confrontarsi, fare il brindisi, fare una battuta, ridere, scherzare. È questo anche che ci porta, no? Poi ai corsi, ci porta la passione anche per il vino. L'agroalimentare e l'enoico sono settori chiave per la ricostruzione economica dell'Italia. È decisivo anche che eventi come questi possano pian piano riprendere, segno di un ritorno alla normalità, ma anche della possibilità per tanti imprenditori di tornare a esprimere il proprio potenziale al massimo, cosa che nei mesi passati, come sappiamo, non è stata possibile. Noi dobbiamo stare vicini ai produttori, ai territori, perché il Made in Italy nel mondo sarà sempre più apprezzato se facciamo squadra e se puntiamo sulla sostenibilità. Un centinaio di giovani produttori provenienti da tutte le regioni italiane, la splendida cornice cinquecentesca di Palazzo Vitelli a Sant'Egidio, piena d'entusiasmo ritrovato. L'Holy Wine 2021 sarà ricordato a lungo. Ripartiamo dopo 18 mesi di stop, ripartiamo grazie ai giovani produttori di vino qua a Città di Castello, che in questi mesi non hanno fatto altro che chiamarci, sollecitarci, volevano tornare a fare fiere. A febbraio l'Umbria era sotto attacco di un'ondata pandemica preoccupante. Oggi per fortuna la regione è tornata a respirare e a puntare su un'enogastronomia riconosciuta dai consumatori. Da questo punto di vista già facciamo cose straordinarie, l'Umbria è il luogo di eccellenza per tante produzioni, dovremo proseguire su questa strada e rafforzare sempre di più il brand di una regione piccola ma dove si fanno grandi cose. Determinante sarà ancora una volta il contributo dei Tastaven Umbri. Io sprizzo felicità da tutti i pori perché è veramente un ritorno alla vita, è fantastico, meraviglioso, tornare a fare gli eventi in presenza credo che sia fondamentale per noi ma soprattutto anche per i produttori, perché non potevamo più continuare a stare dietro a un video, dietro a uno schermo, e quindi ritornare a fare questi eventi è davvero meraviglioso. La delegazione castellana non si è risparmiata per il pieno successo di questo ritorno alla condivisione di un calice. Ho una squadra di più di 20 persone che fanno parte del gruppo servizi, per cui li ringrazio tutti, perché se riusciamo veramente ad essere presenti, ad essere veramente efficaci e qualitativamente rappresentativi, li dobbiamo a loro perché fanno poi il cosiddetto lavoro sporco. È un bellissimo segnale di ripartenza, di speranza, di ottimismo, è uno sguardo verso il futuro. Dentro si degusta, ci si rivede, ci si conosce, si gode la ritrovata seppur parziale normalità. Fuori il mercato per le vie di Città di Castello è lo slancio migliore verso un ritorno graduale alla nostra quotidianità, di cui fa parte anche e soprattutto un calice. Ve lo possiamo dire con grande emozione, questa volta ci siamo in diretta da Città di Castello, Palazzo Vitelli, Sant'Egidio, ben trovati, giornata nazionale della cultura, del vino e dell'olio.